Voci dalla Farnesina, in collaborazione con l'agenzia ANSA. Un saluto agli ascoltatori, sono Francesco Azzarello, ambasciatore d'Italia a Brasilia. Il Brasile è la nona economia mondiale subito dopo l'Italia. Ha 212 milioni di abitanti ed un territorio due volte l'Unione Europea. Il Brasile offre nuove ed importanti opportunità per le società italiane. Innanzitutto la sua economia, che sta dando prova di forte resilienza, reagendo molto meglio di quanto non si prevedesse nel periodo iniziale della pandemia. Dopo una contrazione del 4,5% del PIL l'anno scorso, per il 2021 si prevede un incremento intorno al 3,4% ed i fondamentali economici appaiono buoni. Il governo brasiliano ha avviato un ambizioso programma di riforme per mantenere sotto controllo la spesa pubblica e rilanciare l'economia. Un primo importante risultato è stato conseguito con l'approvazione della riforma previdenziale. È in corso poi un importante sforzo per rendere il paese più competitivo ed attraente per i capitali esteri tramite il rafforzamento del quadro regolamentare, il miglioramento della sicurezza giuridica, un processo graduale di apertura al commercio internazionale e l'avvio di un ambizioso programma di concessioni e privatizzazioni. Infine, la presenza italiana. Secondo l'ultimo censimento dell'ambasciata, 968 società italiane sono presenti in Brasile ed alcune di esse hanno recentemente annunciato nuovi investimenti per diversi miliardi di euro. Nel paese risiedono circa 630.000 cittadini italiani, quindi di passaporto, cui si aggiungono circa 32 milioni di italo-brasiliani. Quanto alle nuove opportunità per le nostre imprese, negli ultimi mesi è stata adottata una riforma che apre agli investitori esteri il settore delle infrastrutture igienico-sanitarie, mentre è in corso di discussione al Congresso la riforma del mercato del gas. Nel 2021 si prevedono numerose gare riguardanti infrastrutture di trasporto, energia, telecomunicazioni, servizi igienico-sanitari ed altro. Il Brasile ha i vertici mondiali nella produzione ed esportazione di beni agroalimentari e zootecnici, creando importanti opportunità per le nostre società, in particolare quelle che producono macchinari ad alta precisione per l'agricoltura. Per maggiori informazioni vi invito a consultare la nuova edizione della Guida agli Affari in Brasile, scaricabile gratuitamente sul sito web dell'Ambasciata d'Italia a Brasilia, che fornisce uno strumento semplice e di rapida consultazione con elementi ed utili consigli per gli operatori economici che intendono affacciarsi sul mercato brasiliano. Grazie ed un caro saluto dall'Ambasciata d'Italia a Brasilia.